centinaia tra pesaresi e turisti hanno assistito alla scopertura della scultura bronzea che Pesaro ha dedicato a Luciano Pavarotti, grande tenore italiano ma anche artista internazionale, scomparso nel 2007. La donna immobile, qual piuma al vento. Presenti alla scopertura le figlie del tenore Cristina e Giuliana e la moglie Nicoletta Mantovani, presidente della Fondazione Pavarotti, con cui la città di Pesaro ha stretto un intenso legame. È una giornata molto importante, è un bellissimo riconoscimento a Luciano e all'amore che Luciano aveva per questa città. È bellissimo che sia nell'anno dedicato proprio alla cultura, è bellissimo che sia proprio in presenza del Teatro Rossini, teatro a cui lui teneva tantissimo, teatro nel quale ha cantato diverse volte e una città veramente speciale che Luciano aveva nel cuore, perché era la città dove lui ritrovava la gioia, dove ritrovava la serenità. Luciano era sempre in tour, ma Pesaro era intoccabile, la pausa di agosto era sempre meta fissa, credo, di tutti gli ultimi suoi 40 anni, quindi per lui questo posto era veramente magico. È molto emozionante vedere tutte le persone che sono venute qui e sono anche alcune riemerse dal tempo lontano, e quindi ad ogni abbraccio è come rivivere tutta la storia che c'è stata in questa città per la nostra famiglia e per, chiaramente, insomma, stiamo parlando di Luciano. A partecipare anche il regista e scenografo Pierluigi Pizzi, che da 40 anni è protagonista del Rossini Opera Festival. L'opera in bronzo dall'altezza di 192 centimetri è stata collocata a pochi passi dal Teatro Rossini per salutare e accogliere con la sua presenza cittadini e turisti. La statua, presentata nel pomeriggio di sabato, è stata realizzata con la tecnica della fusione a cera persa. La tecnica antica, fusione a cera persa, realizzata in bronzo, e è una statua che pesa circa sui 180 kg, 1,92 m più 10 cm di marmo. Particolare è la base, perché avete visto che è una base rotonda e quindi indica un po' l'occhio di bue, quindi ci sarà poi un'illuminazione dove la sera ci sarà Luciano Pavarotti proprio sul palcoscenico, è come fosse sul palcoscenico ritornato nella città di Pesaro.